Ciao a tutti ragazzi, benvenuti a questo nuovo video. Non badate al letto, dietro di me. Mi sono appena non svegliato da poco, quindi è ancora tutto disfatto. Vabbè. Comunque faccio questo video per farvi vedere il mio ultimo acquisto, che sarà anche l'ultimo acquisto per il 2011. E quindi questo sarà anche l'ultimo video per quest'anno. E questo appunto, questo acquisto è Nintendo Wii. Un acquisto che in realtà non è un vero e proprio, no, sì, è un vero e proprio acquisto perché l'ho pagato, però nel senso l'ho preso da mia sorella che voleva darla via, voleva venderla, e quindi ho detto vabbè, a questo punto vendila a me. Quindi ho avuto questa occasione di venderla a un prezzo veramente irrisorio e ne ho approfittato, soprattutto perché poi adoro i giochi di Super Mario e Zelda in particolare, che cercherò di recuperare il prima possibile. Ovviamente ci sono anche dei giochi che vi faccio vedere subito. Andiamo a vedere i giochi. Allora, il primo gioco è Crash of the Titans, un gioco che, a parte diciamo subito che l'ho regalato io a mia sorella, quindi un po', diciamo, me lo sono scelto, tra virgolette, lo regalai un po' di tempo fa a mia sorella, e glielo regalai perché io sono affezionatissimo a questo tizio qui, che è stato il mio primo platform per PlayStation 1. Anzi, era più un adventure che un platform, forse tutte e due le cose, comunque. Ed era semplicemente bellissimo quello su PlayStation 1. Poi purtroppo questa è una saga che non è sopravvissuta al, diciamo, il trapasso da PS1 a PS2. Poi in seguito, complice anche l'abbandono dei Naughty Dog, è completamente decaduta. Vede, infatti non è più sviluppato da Naughty Dog. Un gioco che ho provato alla svelta quando lo regalai a mia sorella, ma non so neanche com'è in realtà, poi lo vedrò. Comunque non credo sia nulla di che, perché sappiamo che i Crash moderni fanno pena o quasi. Speriamo che mi diverta almeno un pochino. Vabbè. Poi abbiamo un gioco praticamente di nullo rilievo. Che è WePlay, sono tutti i mini giochi del ping pong, il biliardo, il tiro con l'arco. Vabbè, tutte robette così, anche qui veramente nulla di che. Questo, se non sbaglio, è uno di quelli che danno in dotazione con la Wii o con qualcosa del genere, non vendibile separatamente, quindi non so con che cosa stava, vabbè, non è niente di che comunque. Oh, poi sulla stessa falsariga di WePlay, oddio, abbiamo Ultimate Board Game Collection, i più famosi giochi da tavolo per ogni età. Anche questo è diciamo una collection di minigiochi basati sui più famosi giochi da tavola. Vedete, scacchi, dama, backgammon, battaglia navale. Forse questi sono giochi più carini da fare, no, più carini da fare con gli amici, sono giochi da fare soltanto con gli amici, magari, per passare così qualche mezz'ora di divertimento, niente più. Passiamo ai pezzi forti. New Super Mario Bros. Wii. Un gioco favoloso, semplicemente favoloso. L'ho finito già un paio di volte. In cooperativa è semplicemente unico, cioè è qualcosa di divertentissimo. Un gioco, ragazzi, se avete la Wii e non avete comprato questo gioco, compratelo tranquillamente, proprio senza neanche pensarci, perché è veramente divertente. È praticamente allo spirito dei vecchi Mario, però ovviamente la grafica è molto molto migliore, ovviamente. Poi vabbè, è divertentissimo, c'è poco altro da dire, soprattutto in multiplayer, in cooperativa. Non c'è multiplayer, c'è multiplayer online, ma chi se ne frega, anzi nella parte anche meglio. Oh, guardate che carino anche il disco. E volevo farvi una piccola parentesi sui manuali Nintendo, che sono qualcosa di veramente eccellente. Guardate. Guardate che manuale. Ha colori, tantissime pagine, fatte benissimo, spiega tutto nei dettagli. Averci i manuali così, guardate quanto è bello. Vabbè. Tra l'altro è bellissima anche la copertina. E quindi Super Mario Bros. Wii.
Ragazzi, se non ce l'avete, compratelo. Poi, ultimo gioco, almeno per ora, poi, come ho detto, voglio recuperarne anche altri. Ultimo gioco che, tra quelli che ho fino a questo momento, è sicuramente il migliore. Perché è un gioco che io reputo, veramente tra i migliori in assoluto, uno dei più divertenti che ho mai giocato, che è Mario Kart Wii. Uno dei più divertenti non soltanto Mario Kart Wii, ma tutta la serie di Mario Kart. Ogni volta che esce un Mario Kart è un vero e proprio delirio, secondo me. Anche perché non secondo me poi lo vedo, lo comprano tutti e è un gioco veramente favoloso. E c'è poco altro da aggiungere, poi comunque con la possibilità di correre online la longevità è praticamente infinita, ma non è che serve la longevità a giochi del genere, perché anche solo per farsi una corsa ogni tanto, poi questo con gli amici è proprio il non plus ultra, davvero. Non c'è qualcosa di più divertente da fare con gli amici che giocare a Mario Kart. Anche perché poi comunque è un gioco che vuoi o non vuoi piace un po' a tutti, mentre magari, che ne so, uno dice sì, anche a PES o FIFA ti diverti tantissimo con gli amici, è vero, ma a patto che agli amici piacciono i giochi di calcio. In una serata in cui magari non tutti gradiscono i giochi di calcio, ecco, Mario Kart è un gioco che io devo ancora incontrare qualcuno a cui non piace. Quindi, vabbè, ragazzi, questi sono al momento i miei giochi per la Wii. Voglio recuperare assolutamente i Mario Galaxy, almeno uno dei due, e Zelda, o The Twilight Princess, o l'ultimo che prenderò prima o poi di sicuro. E niente, ragazzi, io niente, a questo video devo far vedere soltanto questo nuovo acquisto. E vi do appuntamento al 2012, stavolta sì, sicuro. Con il video appunto il vlog riguardante i giochi usciranno nel 2012 e mi raccomando partecipate al concorso, vi metto il link qui, eccolo qui, partecipate al concorso di 100 iscritti, andate a guardare il video, ci sono le regole e tutto quanto. Ragazzi, io vi saluto, vi auguro buon anno e ci vediamo l'anno prossimo. Ciao a tutti!